Ehi ragazzi, abbiamo due divertentissime occasioni per incontrarci, cantare insieme le nostre canzoni, abbracciarci e fare tantissime foto. Domenica 11 agosto saremo al parco acquatico Acqua Felix a Civitavecchia dalle ore 16:30. Mentre lunedì 12 agosto saremo al parco acquatico Acqua Joss a Conselice in provincia di Ravenna dalle ore 16:30. Ci vediamo lì! A presto! Oddio, no! No, no, come facciamo adesso? No, non possiamo vivere così, non è possibile! Ma perché? Perché doveva capitare a noi? È la cosa peggiore che potesse mai capitare! No, 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 dai! E adesso? Dominique, calma, stai calmina! È un semplice alveare che contiene delle api, delle semplici api! Non sono mica dei leoni! Delle semplici api? Sì! Come fai a chiamarle semplici api? No, non ho paura di avvicinarmi, vi faccio lo zoom! Ragazzi, guardate un po' cosa c'è lì, proprio sopra la porta! Guardate! È un alveare gigantesco con 1,5 miliardi di api! No, no, non ho paura! È molto interessante! È una cosa molto strana! È interessante osservarlo da vicino! Davvero particolare anche la forma! Ma sei serio? Sì, guardalo! Ma tu capisci che sono api! Potrebbero pungerti! E poi sono insetti, fanno paura! No, 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 no! No, 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 ho troppa paura, che ansia! Io e quelle api lì non possiamo vivere nemmeno un minuto di più nella stessa casa! Ma perché no? Fanno pure il miele! La mattina io vengo qui, le mungo e porto il miele fresco lì a colazione. Cosa? Sì. Le mungi? Ma quello si fa con le mucche e con il latte. Vabbè, Eric, non importa! E come funziona con le api? Ma Eric, tu invece sai che cosa farai, vero? No. Tu le toglierai! Toglierai queste veari con tutte le api! Togliele! Togliele! No, ma no, no, non è possibile toglierle! Se non lo fai, tu chi lo fa? No, Dominique, non posso mica farlo io! No, 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 non importa! Distruggo la loro casa e poi muoiono, non è giusto! Le prendi, le sposti, le porti in un'altra casa, ma non qui! Io non lo faccio perché ho paura! E allora chi lo fa? Ma ci saranno delle persone esperte che possono salvarle e metterle in un posto adeguato. Ma che facciamo mentre loro arrivano? No, no, Eric, io ho paura. Mentre loro arrivano, noi andiamo dall'altra parte. Andiamo, di corsa, veloce, vieni, vieni. Later. Che succede? Che succede, Eric? Che è successo? Oh mio Dio, mi hanno assalito. Chi ti hanno assalito? C'è le api sono scesi dal beare e sono andate verso di me. Volevano pungermi, farmi del male. Ma stavo camminando bello tranquillo, mi ero dimenticato della loro esistenza e sono scese tutte contro di me. Dominique, avevi ragione. Tu avevi ragione. C'è solamente una cosa da fare. Lo so, Eric, lo so. Calmati, quindi le togli adesso, vero? Oh, no, 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 no. Ce ne andiamo. Lasciamo casa. Scappiamo di casa. Ce ne andiamo. Addio, casa. Eric, scappiamo via, lontano. Ma sei impazzito? Dominique, devi capire che è la legge del più forte. Sopravvive chi è più forte. Loro sono più forti. Noi siamo i più deboli. Quindi ce ne dobbiamo andare. E dobbiamo lasciare questo territorio a loro. Api sono più forti di te? Non penso che funziona proprio così. Ma sei pazzo! Oh, di gran lunga sono più forti. Tu vuoi lasciare casa tua, il posto in cui vivi? Sì. Tutto quanto per delle api? Lo farei anche per meno. Ma loro devono andarsene, questa è casa nostra. Qui ci sono tutte le nostre cose, non possiamo andarcene per delle api, sei impazzito. Prova a parlare allora, perché io non ci sono riuscito. No, lo farei tu. No, vai, no, vai, no, vai, no, fai no, l'uomo, no, vai. No, mi hanno assalito, tu capisci? Devi trovare un modo. Hanno usato la forza contro di me. Ma che dici? Dominique, mi hanno inseguito. Ma non dicevi che erano solo api? Non sono mica tigri. Era casa nostra, era casa nostra. Adesso non è più casa nostra, lo capisci? Oddio, ragazzi, ok, dovremmo chiamare qualcuno. Buongiorno, ragazzi. Io sono Eric. E io sono Dominique. E chi siamo? E dillo, chi sono? Dominique. E insieme, sì, insieme. Dominique, non posso andarci. Il territorio è loro. Non ci andrò mai più. È finito. Ok, ragazzi, ultimamente sembra che questa casa non sia per niente un posto sicuro. Forse in realtà le api sono il problema minore. Non so se avete visto il video di ieri, se non l'avete visto andatelo a vedere. Ma mentre facevamo le cose di ogni giorno abbiamo improvvisamente scoperto delle telecamere nascoste dentro casa nostra, accese un po' dappertutto, ovunque, a inquadrare tutto quello che facciamo ogni giorno, come viviamo, tutti i nostri posti. Abbiamo continuato a cercare anche tutta la notte, anche fino a poco fa,
non sembrano essercene altre. Quelle che abbiamo trovato, che erano 6 in tutto, le abbiamo staccate. Dovremmo essere a posto adesso. Però rimane un problema. È molto strano perché non sappiamo come mai c'erano queste telecamere. Chi ce l'ha messa e perché? Secondo me c'entrano le api. Hanno deciso di trasferirsi in questa casa e come prima cosa hanno pensato alla sicurezza. Sono intelligenti loro. Hanno subito montato le videocamere di sorveglianza. La sicurezza prima di tutto. Ma sei serio? Delle api che montano le telecamere di sorveglianza? Ma finiscila, Eric! Dobbiamo trovare il vero motivo! Dobbiamo trovare una soluzione qui! Alle api e alle videocamere! 2 hours later. Che c'è, Eric? Che c'è? Che c'è? Che succede? Ancora, ancora con questa storia delle api! No, no, vieni, vieni! Vieni! Corri, corri! Che succede? Che succede, Eric? Che succede? Sono qui, dimmi! Niente, Dominique! Allora, calmati, calmati! Calma, dici a me, calma! Dunque, ti ricordi il dottor Ginutu, no? E che domande fai? Certo, Eric, perché? Bene, ti ricordi che noi siamo iscritti, come tutti gli insiemini, al suo canale YouTube? Lui ha un canale YouTube, no? Certo che lo ricordo, Eric, certo! E lui che faceva nel suo canale YouTube? Pubblicava dei video? E secondo te, il dottor Ginutu pubblica ancora dei video? No, Eric, no, non ne ha pubblicati più. No, ti sbagli, Dominique! Pubblica! Mi è appena arrivata la notifica che ha pubblicato un nuovo video! Non è possibile. Sì che è possibile! Ma non si fa sentire da un bel fan, non è possibile! E invece sì, Dominique, mi è arrivata la notifica, c'è un video, c'è un nuovo video! E cosa dice? Cosa dice? Non lo so, secondo te io lo privo da solo, no? Dobbiamo aprirlo insieme! Il dottor Ginutu ha pubblicato un altro video. Sì, Dominique. Vabbè, non è detto che sia qualcosa per noi, semplicemente... Quando pubblica è sempre una brutta cosa, sempre. Ma adesso basta. Vorrà fare lo youtuber, dai, andiamo. Quindi, Dominique, devo mettere play? Fa strano rivederlo, però dai, è solo un video. È dall'altra parte del computer, possiamo mettere play? Vado. Ci siamo noi! Sì. Oh, cavolo, perché ci siamo noi? Com'è possibile? Quando abbiamo registrato questo video? No, io non mi ricordo di aver registrato questo video, ma poi com'è registrato? Dall'alto? È registrato con un drone. Metto play. L'ho trovato. Di che parliamo? Ma no, che sto dicendo? Eric! Eric! Stavamo comprando quei colori! Stavamo comprando le colle! Ti ricordi? Oddio, è vero! Parlavamo di quello! Ma noi non abbiamo mai registrato un video in quel momento! No, completamente no! Ma com'è possibile questa cosa? Cavolo! Eric! Sì? Guarda da dove viene la telecamera! Guarda la ripresa! Io credo di aver capito, Eric! Dove viene? Non hai capito anche tu? Siamo seduti qui! È lì ieri? Abbiamo trovato una telecamera! È una ripresa di quella telecamera! Guardiamo, continuiamo a parlare. Non sapevamo di essere osservati. Parliamo di stupidaggini. E che significa questa cosa? Oh mio Dio. A chi importa che cosa dobbiamo comprare? Ma... Oddio, un altro momento! Ci sei tu che fai la storia su Instagram! No, ragazzi, no. Ha pubblicato tutte le nostre cose? No, c'è tutto! Non mi dire che è uscito pazzo! Ha deciso di spiarci 24 ore su 24 e di pubblicare tutto, tutta la nostra vita privata, tutto! Ma non può violare la nostra privacy, così non sarebbe giusto! Vediamo, che altro c'è? Sono stupidaggini. Non c'è nulla di importante. Ciao! Cos'è questo? Eric, che facevi tu con la telecamera? Cos'è questo? Ma qua è quando l'ho smontata, la prima telecamera. Oh cavolo. Ci avete impiegato un bel po', ce lo aveva annunciato. E ora penserete che il dottor Ginutu con lei? No. Sì? Sia tornato, ma non è così. Come no? Come io, in realtà, non me ne sono mai andato. Cosa? Oh mio Dio. E mi è davvero servito. Ci ho osservati. Non ci credo. Come no? Eric. Io sono qui. Eric era lì. Era seduto su quella panchina. Eric. È qui dentro. Il dottor Gino è stato in casa nostra di nuovo. Cavolo. Dov'è? Ti prego, controlla. Ma quando è venuto qui? Non ho idea. Com'è possibile? Se ne sta seduto lì tranquillo. Continuiamo ad ascoltare. In casa vostra. O meglio dovrei dire, in casa mia. Cosa? Cosa sua? Questa
era casa mia. Ne conosco ogni angolo. Questa era casa sua. Noi avevamo pensato a questa possibilità quando abbiamo scoperto il computer, la valigetta, ma non credevamo fosse possibile. E invece è vero, ce l'ha detto lui, ce l'ha confermato. Questa qui era casa sua. Ecco perché la valigetta era in questo giardino. Ecco perché è arrivata una lettera che era per lui. Ecco perché il computer, tutto quanto. Ed ecco perché sa sempre come entrare. Ragazzi, vi rendete conto? Noi abitiamo nella casa del dottor Ginio. Cioè, o almeno in quella che una volta era la casa del dottor Ginio. Fammi sentire, Eric. Così come adesso conosco voi. È quello che fate ogni giorno. Oh, cavolo. Non potrete evitarlo. Preparatevi al peggio. Cosa? Oh, mio Dio! No, 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 preparatevi al peggio! No, non ci posso credere. Ma il peggio è una cosa bruttissima. Io non uso mai la parola peggio perché è troppo brutto. Dio, ragazzi, il dottor Gini è tornato, anzi, è impazzito, è sempre stato qui. No, no, ragazzi, è assurdo, io non riesco a pensarci. Eric, ti rendi conto? La sdraio su cui sei seduto, probabilmente c'è stato seduto anche il dottor Gini. Ah, oh mio Dio. E tutto quanto, era seduto anche lì. Questa era casa sua prima, forse molti anni fa, non so quando. E adesso lui ha continuato a entrare. Ha deciso anche di spiarci. È entrato, ha messo le telecamere, ci ha osservato tutto il tempo. Perché, Dominic? Per quale motivo? Io lo so che sono successe tante cose tra noi e lui, ma dopo lo scambio pensavo che fossimo in pace, che tutto sarebbe stato a posto. Eric, come può essere in pace? Noi in realtà l'abbiamo ingannato, abbiamo dovuto farlo per il bene di tutti quanti. E lui l'aveva detto. Aveva detto che sarebbe tornato. Anche se noi non ci credevamo. Pensavo fosse esagerato. Fosse solo per dire. Adesso cosa possiamo fare? Abbiamo staccato tutte le telecamere. In questo momento non ci sta inquadrando. Però l'avete sentito? Dice che non gli frega nulla. Lui è entrato qui e può entrare quando vuole. Conosce tutto di questo posto. Ha detto che non gli importa. Continuerà. E ha detto di prepararci al peggio. Cosa facciamo? Come possiamo fare? Dominic! Ho io la soluzione! Che cosa? Ce ne andiamo! Dominic, dobbiamo preparare le nostre cose, dobbiamo andare, prepariamo le valigie, portiamo tutto quanto, lo mettiamo dentro e scappiamo! Dobbiamo andare via da questa casa e non possiamo tornare più, non dobbiamo Eric, più. Ma sei pazzo? Lontanissimo! Ma è la nostra casa, dobbiamo abbandonarla così! Fermati, Dominic, fermati! Posso capire le api che non erano un buon motivo, ma il dottor Genio sì, il dottor Genio è pazzo! Quindi preparati, prepariamo le nostre cose e dobbiamo andarcene, scappare via, fuori! Hai ragione, questo è vero, ma tu pensi che questa sia davvero la soluzione? Ma tu hai sentito che cosa ha detto? Stando in questa casa siamo costantemente sotto il suo controllo, sotto il suo sguardo, quindi ce ne andiamo, dobbiamo andarcene. Aspetta un momento, Eric, ma questo non potrebbe significare arrendersi? Cioè, noi lasciamo casa nostra, abbandoniamo casa nostra, ce ne andiamo per colpa sua, perché ci spaventiamo di lui? Oh no, Dominic, questo qui non significa arrendersi, significa fregarlo. E di nuovo. In che senso? Beh, Dominic, lui ha detto che noi lo aiuteremo a compiere il suo progetto, che si servirà di noi in qualche modo. E pensa che noi non possiamo evitarlo in nessun modo, dato che siamo qui sotto il suo controllo. Ma non è così, perché noi lo fregheremo. Ce ne andremo in un posto, in un altro posto dove lui non potrà spiarci. Non potrà fare come qui, non potrà entrare quando vuole, non sarà a casa sua. Wow, da quando tu fai tutti questi ragionamenti così elaborati? Mi sorprende anche, perché forse non hai torto. Quindi non ci arrendiamo. Ok, ragazzi, ci abbiamo riflettuto un po' su. E forse è proprio questa la soluzione. Forse questa è la migliore decisione da prendere. È vero, questa è diventata casa nostra, anche se è da poco tempo in realtà. Però ci siamo già affezionati, abbiamo fatto tantissime cose qui dentro. Ci piace questa casa e so che piace anche a voi. Sì, ma non possiamo dimenticarci che era la stessa casa del dottor Ginio. E adesso non so se ci sentiremo più al sicuro qui dentro. Avete sentito cosa ha detto? In realtà non siamo mai stati tranquilli qui dentro, da quanto dice. Solo che non lo sapevamo. E quindi, ragazzi, coraggio, faremo così. E anzi, lo fregheremo, faremo in fretta. Stanotte prepareremo tutto, prenderemo tutte le nostre cose e domani molto presto ce ne andremo. E quando voi vedrete questo video, noi ormai saremo già lontani da questa casa. Ce ne saremo andati. Lui non se lo aspetta, non si immagina completamente che possiamo prendere una decisione così drastica. Quindi lo freghiamo. E quindi, ragazzi, questo significa anche che questo è l'ultimo video che vedrete in questa casa. In questo momento, questa è l'ultima volta che la vedrete. E beh, che
la vedremo anche noi tra un po'. Facciamo un ultimo giro. Era bello, è stato bello. Abbiamo fatto tantissime cose qui. Ci siamo sdraiati tantissime volte su quel sdraio, seduti in continuazione su quella panchina, mangiato per tante challenge del cibo su quel tavolo. Abbiamo fatto tantissime volte avanti e indietro per tutta la parte del giardino, anche perdendoci e cercandoci a vicenda. Quante volte ho ballato qui? Qui c'è l'altro lato della casa, dove abbiamo fatto tantissime altre cose. Ah, e qui ci sono le api. Queste le lasciamo volentieri. Passa al lato. Ok, facciamo così. Venite. Ah, e poi lì c'è l'amaca. Forse è il vero motivo per cui abbiamo preso questa casa. Eh sì, sembra strano, ma è proprio così. In realtà mi ci sono dondolata meno volte di quanto avessi immaginato. Lo farò più tardi. L'ingresso. Il campanello gigante. La lumaca nel tetto che non se n'è mai andata. Anche dentro, tutte le volte che abbiamo fatto nascondino, tutti i vari giochi. Eh sì, un po' ci mancherà. Sì. Guarda il lato positivo, non cadrai più in questo corridoio finalmente. Anche questo è vero. E non dimentichiamoci della nostra terrazza. La adoro. Dai, vieni, amico. Quante volte hai urlato lì sopra, poveri vicini. C'è un panorama bellissimo, guardami. È appena finito il tramonto. Wow. È bellissimo. Eh sì, mi mancherà anche questo panorama e il rumore del mare. Si sentiva in continuazione. Anzi ragazzi, dobbiamo sbrigarci, altrimenti si fa troppo tardi. Abbiamo praticamente un trasloco da fare stanotte. Eh sì, e quindi vi salutiamo qui con questo panorama. Tranquilli, ci saranno tantissime nuove avventure anche da altre parti, lo sapete ormai. E comunque lasciate tantissimi like a questo video, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguiteci anche su Instagram di insieme.official. E oggi salutiamo Ilaria, Marica Lo Giudice, Aurora De Vita, Giuseppe Canzoneri e Irene Falcone. Ciao ragazzi, un saluto a tutti quanti voi. Ciao belli, troppo belli, 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 bellissimi. Vi vogliamo troppo bene, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao. D'insieme, d'insieme, d'insieme.